Flamecraft, il gioco dei dolcissimi draghetti artigiani, è finalmente arrivato in italiano in edizione Lucky Duck Games. È stato finanziato grazie a una campagna Kickstarter di successo in cui quasi 30.000 sostenitori si sono innamorati della grafica, dei componenti, della storia e oggi vediamo come si gioca. Alla fine del video ci sono le mie impressioni, ma ora, se siete pronti a giocare, apriamo la scatola. Posiziona il tappetino città al centro del tavolo e prendi tutti i materiali di partenza caratterizzati da questo simbolo. Poni i 6 negozi in 6 caselle negozio a scelta. Metti ogni drago di partenza nello spazio più a sinistra del negozio con lo stesso simbolo merce. Crea una riserva di merci accanto al tabellone divise per tipo. Crea una riserva di monete sullo spazio fontana del tabellone. Le monete si possono sempre usare come jolly al posto di qualsiasi merce. Per creare il mazzo di negozi disponibili, dividi in 6 pile i negozi con le 6 icone merce e crea una pila finale con le icone differenti. Mescola le pile separatamente. Pesca casualmente un negozio da ciascuna delle pile con le merci di base e 4 negozi dalla 7ª fila. Mischia i 10 negozi selezionati e crea il mazzo dei negozi disponibili a faccia in giù. Elimina dal gioco tutti i negozi non scelti. Se giocate in 3, elimina una carta drago artigiano per ogni tipo di merce. Se giocate in 2, elimina 2 carte drago per ogni tipo di merce. Con le rimanenti carte crea una pila di carte drago artigiano a faccia in giù sul relativo spazio. Scopri le prime 5 carte che si considerano nel parco. Mescola il mazzo di carte drago elegante e crea una pila a faccia in giù accanto alla fontana. Scegli se giocare con il mazzo di incantesimi viola o oro. Per le prime partite è consigliato il mazzo viola. Mescola il mazzo scelto e ponilo a faccia in giù sul relativo spazio. Scopri le prime 5 carte. Ognuno riceve una pedina giocatore, il riassunto delle azioni e la pedina reputazione dello stesso colore. Riunisci tutti gli indicatori reputazione e pescane uno casuale che determinerà il primo giocatore. Poi tutti gli indicatori vanno accanto allo spazio zero del tracciato reputazione. Ognuno riceve 3 carte drago artigiano e 2 carte drago elegante, di cui ne sceglie una e scarta l'altra. Se giocate in 4 o più giocatori, il quarto e quinto giocatore scelgono un gettone merce di partenza. Per una partita più complessa puoi aggiungere le carte aiutanti, consegnane uno ad ogni giocatore. Gli aiutanti possono dare bonus di partenza e un'abilità unica da usare una volta sola per partita, quando lo ritieni più opportuno. Lo scopo del gioco è ottenere più punti reputazione dei tuoi avversari, visitando i negozi per collocare i draghi artigiani, lanciando incantesimi e risolvendo gli obiettivi dei draghi eleganti. A partire dal primo giocatore e poi in senso orario ognuno svolge il suo turno, composto dalle seguenti fasi: visitare un negozio, raccogliere merci oppure incantare, espandere la città, scartare draghi e merci, rifornire draghi e incantesimi. Si prosegue a giocare finché termina il mazzo di carte drago artigiano oppure il mazzo incantesimi. All'inizio del tuo turno devi muovere la tua pedina su un negozio. Nel primo turno puoi scegliere il negozio che preferisci. Nei turni successivi dovrai sempre spostare la tua pedina in un negozio diverso da quello in cui ti trovavi. Se scegli un negozio con una o più pedine avversarie, devi dare ad ogni avversario presente una merce o una moneta a tua scelta dalla tua riserva. Poi devi svolgere una sola azione a scelta tra raccogliere merci oppure incantare. Se scegli di raccogliere merci, ottieni tutte le merci corrispondenti all'icona negozio, agli eventuali incantesimi e ai draghi presenti. Ci sono alcune icone speciali. Con questa icona scegli una merce a tua scelta. Con queste icone ricevi una o 3 monete. Con questa icona pesca una carta drago artigiano dal parco o dal mazzo. Tutte le successive fasi dell'azione raccogliere merci sono facoltative. Se c'è spazio, puoi collocare un solo drago dalla tua mano in uno qualsiasi degli spazi vuoti del negozio, se il drago ha la stessa icona presente sullo spazio che vuoi coprire. Alcuni spazi permettono di scegliere tra più icone. Se collochi un drago, ottieni la ricompensa indicata sulla destra dello spazio occupato. Potresti ricevere monete, carte drago, punti reputazione o nuove carte drago elegante. Se hai riempito l'ultimo slot libero di un negozio, pesca un nuovo negozio e posizionalo su una casella a scelta, per ora a faccia in giù. Successivamente puoi attivare l'abilità indicata in basso su uno dei draghi presenti nel negozio, non necessariamente quello che hai posizionato.
Tutti i draghi dello stesso colore hanno abilità identiche. Il drago di cristallo ti dà 3 merci diverse a scelta. Il drago di ferro ti dà 2 merci uguali a scelta, tra quelle date dal negozio o dai draghi presenti. Il drago di pane ti fa pescare un nuovo drago. Il drago della carne ti fa collocare un drago dalla tua mano in un negozio della città. Il drago delle pozioni, quando attivato, si può scambiare di posto con un altro drago in città. Poi puoi attivare il drago scambiato. Il drago di terra ti permette di donare una merce a un avversario in cambio di 2 punti. Infine, se il negozio riporta un'abilità, puoi decidere di attivarla. In alternativa a raccogliere merci, puoi incantare il negozio in cui ti trovi. Scegli tra i 5 incantesimi visibili uno che abbia lo stesso simbolo del negozio che vuoi incantare. Paga tutte le merci indicate, usando eventualmente monete come merce jolly, a meno che non sia indicato il divieto di usare monete. Ottieni la ricompensa indicata in basso e poni l'incantesimo sotto il negozio incantato. Gli incantesimi sono ottime fonti di punti reputazione. Alcuni incantesimi presentano un set di merci che possono essere pagati più volte per aumentare la ricompensa. Un negozio non può avere più di 3 incantesimi. Sui negozi con icona merce jolly puoi lanciare qualsiasi incantesimo. Successivamente, come parte della stessa azione, puoi, se vuoi, attivare tutte le abilità di tutti i draghi presenti nel negozio che hai incantato, nell'ordine che preferisci. Alcune abilità permettono di prenotare un incantesimo, puoi prenderlo dal tabellone e tenerlo accanto a te per lanciarlo in una successiva azione incantare al posto di uno preso dal centro del tavolo. Puoi avere un solo incantesimo prenotato per volta. Dopo aver svolto l'azione del turno, se ci sono negozi a faccia in giù, rivelali, sono ora attivi in città. In città ci possono essere al massimo 14 negozi, 12 se giocate in 1 o 2 giocatori. Successivamente scarta dalla tua riserva fino ad avere un massimo di 6 draghi artigiani e 7 merci per tipo. Infine scopri nuove carte drago artigiano e incantesimo fino a che non ce ne sono 5 scoperte per tipo. Ogni giocatore inizia la partita con un drago elegante, ma può riceverne altri grazie a bonus o abilità. I draghi eleganti hanno 2 possibili simboli. I draghi con simbolo luna daranno punti a fine partita, mentre i draghi con simbolo sole devono essere giocati durante la partita. In un momento qualsiasi del tuo turno, se hai raggiunto l'obiettivo indicato, gioca il drago per ricevere la ricompensa, nella maggior parte dei casi punti reputazione. Quando l'ultima carta del mazzo drago o incantesimo viene pescata o rivelata, tutti i giocatori hanno a disposizione un ultimo turno, compreso il giocatore che ha rivelato l'ultima carta. Poi si procede al calcolo dei punti. Ognuno ottiene un punto reputazione per ogni moneta posseduta. Ognuno rivela i propri draghi eleganti con simbolo luna e riceve punti se ha risolto gli obiettivi indicati. Chi ha più punti reputazione vince. In caso di parità vince chi ha più draghi artigiani in mano e in seconda battuta chi ha più merci rimanenti. Flamecraft è un gioco per 1-5 giocatori di Manny Vega, appena uscito in italiano in edizione Lucky Duck Games. Bisogna dire che è un gioco che non passa inosservato, è stato fatto un bellissimo lavoro per creare questo mondo fantastico, abitato da simpatici draghetti artigiani, che non mettono le loro fiamme al servizio del male, ma le usano per aiutare i negozianti della città a forgiare oggetti di vetro, fondere metalli, cuocere pizze o prodotti dolciari. Le illustrazioni di Sandara Tang sono fantastiche e i componenti sono di alta qualità, dalle pedine alle carte fino al lunghissimo playmat che rappresenta la città. Il gioco ha un regolamento molto semplice, infatti è adatto dai 10 anni in su. Visiteremo i vari negozi della città raccogliendo merci che poi scambieremo per potenti incantesimi che ci daranno punti vittoria. Per aiutarci ad ottenere ulteriori ricompense o a raccogliere merci più velocemente, dovremo collocare sempre più draghi in ogni negozio. È dunque richiesta un'ottimizzazione delle mosse per visitare solo i negozi che ci servono davvero e la creazione di un motore che ci permetta di raccogliere merci più velocemente. La particolarità è che questo motore è costruito collettivamente da tutti i giocatori, perché i draghi che io posiziono possono poi essere attivati anche dai miei avversari. C'è dunque una piccola parte di collaborazione, ma poi ognuno cerca di trarre il massimo per se stesso dalla situazione sul tabellone. Le abilità che si trovano
sui draghi sono solo di 6 tipi, come 6 sono i tipi di merce. Non sono tantissime se cercate una varietà infinita, ma questo si adatta a un gioco che ha un target molto ampio, inoltre ci permette di imparare e memorizzare le abilità velocemente per poterle usare nel modo più utile possibile fin dalle prime partite. C'è invece molta varietà nei negozi disponibili che cambieranno di partita in partita. Flamecraft entrerà sicuramente nella lista dei giochi che userò per introdurre neofiti al mondo dei giochi da tavolo, oppure per invogliare chi non è un giocatore abituale, proprio per la sua immediatezza e per l'effetto che fa sul tavolo. Se il gioco vi ha incuriosito, lo trovate in tutti i migliori negozi specializzati e in descrizione c'è un link per acquistare comodamente Flamecraft online. Per altri consigli su altri giochi con cui iniziare ad appassionarsi ai giochi da tavolo, guardate subito questa mia classifica. Alla prossima e buon gioco!